La presentazione dell'intergruppo parlamentare sulle aree interne è stata l'occasione preziosa per discutere la presenza del ministro Schellaci e di molti parlamentari anche autorevoli della necessità di riformare il sistema di governo della rete ospedaliera e territoriale, però proprio per fronteggiare il tema delle aree di scarsa densità demografica, delle cosiddette aree interne, dei luoghi di montagna, delle isole. E la percezione reale dei cittadini di una scarsa sicurezza e scarsa tutela della propria salute, del proprio diritto alla salute. Il ministro su questo ha dato ampi cenni di condivisione, lo avevamo già fatto nei confronti avuti anche come conferenza delle regioni e io mi auguro che anche lo stimolo di questo intergruppo parlamentare sia utile per riformare queste norme e fare in modo che la sanità sui territori sia più tagliata a misura delle aree interne, dei piccoli centri, per garantire a tutti i cittadini lo stesso diritto all'accesso alle cure.